We have a dream. Ho conosciuto Marina Tonini perché ha organizzato un collettivo. In realtà però lei è molto di più, ma io non mi sono mai occupato di quel lei è molto di più. Cioè lei era già andata in televisione, aveva parlato di Unidentified Flying Object, di aliens, di UFO, di alieni. E ultimamente mi sta mandando molti filmati perché di recente, Marina, se non sbaglio, ci sono tanti avvistamenti di oggetti non identificati, oggetti di luce. Dico bene? Ciao Red. Ciao. Sì, dici bene, dici bene. Che cosa sta succedendo, Marina? Ma guarda, è un'evoluzione di ciò che da tanti anni che va avanti, coperto, non coperto, cercato di esserci disclosure, che poi sono stati fatti due passi avanti e uno indietro. E quindi, insomma, diciamo che adesso comincia la vera e propria disclosure, nel senso che il governo che americano... Cos'è, fermati, cos'è sta disclosure? È la missione della presenza extraterrestre al di fuori del nostro pianeta, quindi velivoli esotici, dicono così, che ovviamente cominciano a essere molto presenti sul nostro pianeta, ci sono tantissimi avvistamenti, quindi bisogna prenderne atto, insomma. E quindi sta succedendo qualcosa di grande, perché di fatto, in America il capo dell'intelligence attuale ha appena fatto una dichiarazione in cui dice che esistono appunto gli extraterrestri. L'ex capo della CIA, che mi sembra che si chiami John Brennan, se non mi sbaglio, anche lui aveva detto che c'era stato questo UFO che era andato, diciamo, in contatto con questa flotta statunitense. E quindi anche lui ammette la presenza di questi velivoli che lui chiama appunto velivoli esotici. Obama ha cominciato a parlarne dicendo che esistono questi UFO che però non si sa che origine abbiano. Trump diceva che aveva addirittura costruito la flotta intergalattica per vari motivi, per cui insomma piano piano pizzichi e mozziti stanno dando delle notizie, anche perché non possono più coprirle effettivamente. Addirittura adesso hanno proprio aperto un ufficio stabile, cioè che rimane lì e comincia a studiare questo fenomeno, anche se comunque sappiamo perfettamente che insomma loro conoscono molto bene questo fenomeno, anche se cercano di darlo così a goccette, no? al pubblico, perché fa riconoscere al pubblico mondiale che c'è, insomma, che esistono altre razze e quindi confermare proprio la presenza extraterrestre diventa un po' scomodo per loro, no? Però già negli anni passati, negli anni mi sembra 40, nel 47 c'è stato il caso Roswell dell'UFO crash che poi è stato coperto e poi si è parlato dell'area 51, subito si è detto che si erano trovate addirittura delle persone a bordo di questo incidente, che questo UFO si era praticamente era caduto nel New Mexico in un terreno agricolo. E sembrava che ci fossero proprio delle persone a bordo che poi fossero state prese, portate all'area 51, studiate, eccetera. Poi è stato negato tutto e detto che era un pallone sonda. Quindi, insomma, è molto tempo che cercano di dire poi no, poi sì, poi no, perché non conviene, chiaramente, no? Però, chiaramente, oggi, come oggi, ci sono tantissimi avvistamenti e non è più possibile coprire questa realtà. Quindi piano piano, vedi, stanno addirittura creando un ufficio permanente all'interno del Pentagono, per cui insomma piano piano stanno cominciando a dire quelle che sono le verità, e poi comunque è chiaro, no, che nell'universo non possiamo essere soli, per cui questa è una buona cosa. Allora, cominciamo a vedere qualche video. Vediamo, questo qui è Brasile. Questo è Brasile. Che cos'è questo, Marina? Non dà per vedere il redondo da qui, né? Guarda un pochino. Vada, quindi non sono felici, sono difeso col telefono. Loro partivano. Cosa sono? Sono praticamente... È un cerchio di... Chiaramente il coltello è molto mosso, però è un cerchio di luci che non possono essere aerei, questi qui.
Questo beh, comunque sicuramente sei anche donna. il movimento che fa, adesso 25 magari la persona muove il telefonino così, però vedi che stai in una Sì, posizione chiaramente guardate la faccia. fermo, no? E non ha Esatto. movimenti verticali, quindi la gente comincia a fotografarli, tra l'altro non si stupisce neanche più di tanto. E quindi ci sono tantissimi filmati che sono straordinari, anche perché una volta si vedevano, sai, le sfere, anch'io ho fotografato delle cose. Però erano sempre molto alte, adesso cominciano a scendere, quindi si cominciano a vedere effettivamente molto bene. È più Ecco, difficile. questo l'hai fotografato tu. Sì, questo è un video che ho fatto io su richiesta, perché ovviamente tutte le volte che ho visto, diciamo, le astronavi non avevo il tempo di prendere il telefonino, quindi il giorno corso, ho fatto proprio la richiesta a loro, ho detto sentite, cioè io non posso dire che vedo gli extraterrestri tutte le volte, ora che prendo il telefonino sparite, quindi fatemi la cortesia di rimanere. E il giorno 8 dicembre, quindi il giorno dell'Immacolata, sono arrivata a casa, stavo tornando a casa, vedi che sono sulla strada e sento questa voce che dice adesso ci vedrai, e infatti sulle montagne vedo 5 luci in fila, tutte colorate, poi una di queste si abbassa, ho fatto in tempo a fermarmi, a prendere il telefonino, c'era un vento pazzesco, vedi che comunque sono mosse perché ero fuori dal finestrino, e loro hanno cominciato a mostrarsi, ed per me è stato un regalo, anche perché il fatto il giorno dell'Immacolata, vedi che si sdoppia, è stato molto emozionante. Cioè, ma scusa, perché l'altro aspetto è che tu parli con loro e qui ci sarebbe da fareci un film solo su quello. Sì, diciamo che io ho avuto un'esperienza, quelle che nei film si chiamano incontri ravvicinati del quarto tipo, quindi sono venuta a vivere in questo ex monastero nel 2008 e dal 2008, fine 2008, così al 2011-2012 ho avuto proprio degli incontri reali, cioè tangibili del quarto tipo, quindi faccia a faccia. E poi dopo dal 2012 in poi sono rimasti questi incontri saltuari telepatici dove loro mi danno delle indicazioni, tipo l'OM per esempio, e poi insomma io eseguo se posso, ci provo più che altro, insomma non è che sia sempre così Ok, semplice. questo invece è un altro sopra Siracusa di New York. Ecco qua, qui siamo a New York. Sì. Vedi, sono modalità diverse perché queste sono sfere, ovviamente, sono diverse da quelle che abbiamo visto prima. I don't know. I don't know, questi sono So freaking stupiti. weird. So that's six of them now that we've seen. There's no noise, and all I hear is a train. Ecco, sta dicendo che non c'è The rumore. rumore, infatti, io diciamo che dei piccoli rumori io li sentivo quando li vedevo, che era un rumore tipo metallico, tipo zzz, così, no? E, però di fatto in effetti risultano silenziosi. No, three. Yeah, one of them did. There's only three left. One of them's disappearing. Oh, yep, that Chiaramente one's gone. diversi dagli aerei, non hanno luci, per cui insomma li distingui. Dopo chiaramente ci sono anche i satelliti, bisogna stare attenti, bisogna chiaramente vedere il percorso che, ad esempio, molte volte io ho visto delle astronavi e poi sono andato però a vedere se i satelliti passavano da lì in quel momento, perché ci sono tutte le traiettorie dei satelliti, quindi bisogna stare anche attenti. Perché il satellite invece ha una traiettoria continua, dritta, e tu la vedi fino a che non sparisce all'orizzonte, allora capisci che non sono extraterrestri. Però io ho fatto delle prove all'inizio della mia storia perché non volevo credere che avessero scelto me per fare questa cosa, no? Ci sono tantissimi altri contattisti al mondo, però ho preso un laser, sai quelli che usano nelle lezioni di astronomia, che arrivano ad 8 km, che sono assolutamente illegali, però vabbè, insomma. Ho fatto questo esperimento e quando vedevo che arrivavano puntavo sotto, non proprio sopra perché sennò poveretti, cioè andavo a ciecarli, però puntavo sotto, facevo dei segnali e poi loro ri rispondevano con dei flash, no? Tipo facevo tre luci, loro facevano tre luci, poi ne facevo due, loro ne facevano due e poi dicevo se siete voi andate e loro partivano. E ho fatto un periodo a fare esperimenti notturni in maniera abbastanza importante, insomma, per avere la certezza che in effetti erano lì per me. E poi la certezza ce l'ho avuto quando ho cominciato a vederli in casa o a avere degli incontri proprio ravvicinati, e questo mi ha assolutamente capovolto l'esistenza.
Questo invece è qualcosa. Una nuova gravazione reportata il dia 20 di novembre del 2021 e che fu ottenuta di più. Questo qui è di giorno. Sì, sembra una nuvola, infatti loro si camuffano a volte dietro le nuvole, poi in realtà prende la nuvola prende la forma perché sì, le gocce diciamo, della nuvola vanno a posizionarsi sul scafo, no? Sì. E quindi ecco. Qui l'hanno fatto delle analisi, ovviamente. Certo, certo. Ecco. Poi aspetta, perché qui ce ne sono un'enormità. Questo è un altro. Guardiamo questo. Ecco. Oh, geez, there they are again. Ecco. Ma sono tutte cose recenti, Marina, queste? Sì, sono tutte recenti, ce ne sono tantissime. Poi se appunto frequenti un po' l'ambito ufologico ci sono quelle più eclatanti, quelle meno. Ma in Italia abbiamo una persona che fotografa delle cose straordinarie, che si chiama Antonio Urzi, che è un caro amico, che credo che nel mondo sia uno dei più importanti fotografi di appunto di astronavi. Sì, lui abita a Cinisello Balsamo e quindi molto vicino a noi, insomma, è una persona straordinaria, ha dei contatti fotografici molto importanti, sono stati analizzati in tutto il mondo, è una cosa molto interessante. C'è un'astronave aliene attraversano la nebulosa di Orione, questo è forte, ragazzi. El domingo 14 de noviembre del 2021, alrededor de las 3 de la mañana, un astrónomo aficionado que realizaba una secuencia de imágenes de la nebulosa de Orión logró registrar la presencia de un misterioso conjunto de objetos que se desplazaron muy cerca de la mencionada nebulosa. El primer objeto que reportó el autor se mueve por arriba, muy cerca del núcleo de la nebulosa. En el análisis de esta primera secuencia descubrimos que muy probablemente el OVNI realizó un salto extraordinario, es decir, que no se desplazó en línea y que desapareció en un punto para reintegrarse en otro. Tan solo unos momentos después, en la zona inferior de la pantalla, es posible observar cómo se mueven cinco objetos más pequeños, cuando repentinamente un objeto de dimensiones colosales se mueve por arriba del conjunto. Observe con atención. Finalmente, la cámara registró cómo cuatro objetos se desplazan con el mismo rumbo y dirección que los no identificados anteriores. Ecco, qui continua, qui ce ne sono tantissimi, mamma mia. Quella lunghissima sono astronavi madre, che sono enormi perché sono migliaia di chilometri anche, quindi contengono città intere, cioè strutture proprio vivibili con giardini all'interno. Sono pazzeschi, pazzeschi. Ma tu sei mai stata su un'astronave? Io ho fatto un viaggio che però è stato, ti dico, se mi chiedi se è stato in astrale o se è stato realmente, io non te lo so dire, ti so descrivere logicamente quello che è successo, perché stavo in questa casa, io ho la casa su due piani, sotto c'è la cucina, sopra la camera, e stavo nella mia camera, ovviamente c'è il tubo della caldaia che attraversa la mia camera, no? Quindi da sotto viene sopra. A un certo punto ho cominciato a sentire così un rumore un po' strano e subito ho pensato che potesse essere la caldaia sotto, no? E avevo freddo, mi sono alzata per mettermi il pigiama, sono seduta sul letto che mi metto il pigiama e vedo che nell'angolo della stanza prima c'è questo rumore e poi c'è un fumo bianco. Subito non ho pensato certo all'astronave, ho pensato che stava andando a fuoco la caldaia. Quindi mi sono avvicinata al tubo, diciamo, per sentire l'odore del fumo, no? Se era bruciato o cosa. In realtà era un bianco molto diverso e mi sono ritrovata dentro una specie di... è presente nei film quando c'è quella specie di raggio che tira su le persone o qualsiasi altra cosa. Mi sono trovata all'interno di questo raggio bianco e sentivo questa appartenenza a tutto, perché vedevo il mio corpo che non aveva una separazione, cioè il mio braccio sfumava nel bianco, quindi sembrava che facesse parte di questo bianco, sembrava di essere fermi, no? Immobili, e invece no, non ero assolutamente ferma, perché mi sono trovata in questo ambiente
molto bianco, come asettico, e c'erano tre persone, un umano, cioè come noi, quindi con sembianze umane, con i capelli mori, insomma, scuri, con delle specie di ricciolini, a più alto di noi, e con due invece esseri umanoidi che hanno caratteristiche diverse. Ti farei vedere il disegno che ho sul muro, ma mi sa che c'è un po' buio, vediamo se ci riesco. Te lo faccio vedere. Guarda, lo vedi, Redda? Aspetta. Sì, Lo vedi? sì. Ecco. Quello è stato un quadro che io ho fatto fare da un artista che, ecco, ovviamente descrivendo com'era l'alieno che vedevo, e lui ha fatto questo quadro che io tengo in casa per ricordarmi ovviamente di questa esperienza straordinaria. E niente, poi mi sono ritrovata all'interno di questo teivolo, mi hanno detto di guardare fuori dall'oblò e io ho guardato fuori dall'oblò, ho visto questo mondo stile Avatar e loro dicevano che era Sirio B. E niente, poi ci siamo ritrovati all'interno di questa cupola grigia dove c'erano sempre queste tre persone dietro a un tavolo bianco tutto luminoso, cioè senza angoli, era più senza angoli che luminoso, un bianco fosforescente. E mi sono rapportata con quello umano, diciamo, perché era un po' più a mio agio, e quello che mi hanno chiesto è di fare domande. E io ho fatto domande anche stupide, a dirti la verità, presa dall'emozione, così, però. La prima domanda che ho fatto è stata che cos'era Dio per loro, cosa rappresentava Dio. E loro hanno aperto una porta, stile film, stile Spielberg, questa porta che non esisteva alle mie spalle prima, c'era una specie di parete, si è aperta e io ho visto tutte queste persone nel corridoio che facevano tipo ricreazione, sembravano tante persone diverse tutte insieme, no? E io non capivo, diceva, io ho chiesto chi era Dio e loro mi fanno vedere tutte queste persone, no? Però loro hanno descritto questa quest'unione come un'armonia di cuori, perché erano di varie razze queste persone. E quindi niente, io ho capito che l'armonia di cuori, la condivisione anche tra persone differenti, loro lo rappresentano come Dio, che non chiamano Dio, loro lo chiamano tutto ciò che è. E poi mi hanno fatto vedere un giardino fantastico, tipo un orto gigante, dove c'erano dei fiori mai visti, delle piante assolutamente perfette. E io ho chiesto come facessero a tenere questo giardino così in ordine, così perfetto, perché sembrava fatto proprio misurato al millimetro. E la risposta è stata: noi abbiamo degli ologrammi dinamici che non sono come i vostri ologrammi, sai, quando vai ai centri commerciali che ci sono le immagini riflesse, e invece l'ologramma dinamico, per quello che hanno descritto loro, è reale, cioè creano questa dinamicità, ma è reale, cioè è tangibile. E quindi poi la mattina mi sono ritrovata nel mio letto come se non fosse successo niente, coperta. Però io l'ultimo ricordo che ho è appunto quello di essere andata verso il fumo. Per cui dirti cosa è successo, non lo so. Cioè, dopo guardando i vari film, ci sta che ci sia stata una smaterializzazione che mi abbiano portato su, perché insomma io da quella volta non sono più stata la stessa persona, avevo delle conoscenze che prima non avevo. Succedevano delle cose in casa pazzesche. Una volta sono andata. Ero giù di sotto e avevo mio figlio che doveva essere operato e quindi ero un po' agitata, non riuscivo a dormire, quindi sono andata giù dove c'era la televisione, adesso non c'è più. Mi sono seduta lì, non riuscivo a dormire, insomma ero agitata, mi sono messa sul divano. A un certo punto mi sono sentita osservata, mi giro verso destra, c'è quell'essere che hai visto adesso nel quadro. E chiaramente il primo impatto è una paura cioè, folle, perché chiaramente ho pensato a un ladro. Immediatamente, non ho pensato all'alieno. E ho sentito questa voce che ha detto: non ti preoccupare, non avere paura. E in un attimo non c'era più, era dietro il divano. Quindi io ho pensato poi a posteriori che non poteva essere realmente fisicamente presente, ma era più probabile che fosse una proiezione, che prima era davanti e poi fosse stata messa dietro. E insomma, sono successe delle cose importanti in questo anche di giorno, peraltro. Per cui è stato un periodo veramente tosto. Poi, piano piano, insomma, gli incontri in casa si sono rarefatti, e dopo, insomma, un po' di anni sono passati, non ho più avuto incontri reali. L'ultimo è stato molto profetico, diciamo così,
perché in camera è arrivato questo personaggio che però non aveva le sembianze di Jarvis, che è questo alieno che hai visto. Era più squadrato, aveva una faccia più da cyborg, come aveva sulla testa una specie di graffetta, come se fosse stato un mezzo robot, non so dirti, qualcosa collegato a qualche computer, qualcosa del genere, e mi ha fatto vedere questa finestra, si è aperto questo squarcio, e io ho visto una finestra dove giù dalla finestra c'era una strada dove c'erano tutte delle persone, ma solo donne e uomini, non c'erano bambini, tutti vestiti di nero. Sembravano degli automi perché era proprio una folla, sembravano usciti dai campi di concentramento, tutti vestiti però come Men in Black, no? E andavano con questa cadenza un po' da The Walking Dead, no? E io ho chiesto: ma cosa sono questi? Come mai tutta questa gente così? E lui ha detto: questa è la gente che non sente, verremo a prenderli per portarli in un posto più adatto al loro livello di consapevolezza. E questa è stata l'ultima volta che ho visto proprio fisicamente un extraterrestre. E ho pensato, dopo la pandemia, tutte queste cose, no? Che si riferissero appunto alla popolazione implicata in questo dramma, diciamo così, per lo più costruito. Ecco, quindi le persone che non sentono potrebbero essere loro. Potrebbero, non ho dato una visione concreta per adesso, però mi ha fatto pensare. Prima di farti le altre domande, voglio farti vedere un video che secondo me è quello più impressionante, perché si vede un UFO che entra nel cratere di un vulcano. Ah sì, Popocatépetl si chiama. Perché cioè, questo non può essere di sicuro un aereo, perché un aereo non resisterebbe dentro cioè non è una roba terrestre, perché il caldo di un vulcano è impossibile per un aereo. Quindi vediamo questo video. Qui Marina è chiaro, questa cosa qui. Succede molto spesso, a volte sono le entrate ovviamente per la terra cava, a volte sono monitorati i vulcani perché loro l'hanno sempre detto che a volte insomma c'è bisogno che siano monitorati, spenti addirittura a volte, no? Controllati perché loro sono i nostri guardiani in sostanza, ci sono razze che stanno curando un po' l'aspetto geofisico della Terra, perché ovviamente siamo in pericolo in questo momento dal punto di vista dei movimenti tellurici, no? Di tutte queste arterie che si stanno muovendo sotto, quindi vedi che stanno eruttando molti vulcani e loro stanno monitorando questo, quindi sono Vabbè. attenti che non si autodistrugga. Ci sono 96.000 domande che ti vorrei fare perché mi stai parlando della Terra all'interno, quindi se ci sono delle vite dentro, ma è un'altra cosa, un'altra volta te le farò. Se uno legge i libri di Marina Tonini, capisce? Hai scritto dei libri? Sì, ho scritto due libri. Il primo si chiama Io chiocciola extraterrestre ed è un po' risponde alla domanda perché tu, no? Perché molta gente all'inizio mi diceva: ma perché hanno scelto te? Io ho detto: guarda, non lo so, cioè in realtà ho descritto cos'è stata la mia vita e forse da quel primo libro si capisce, insomma, che forse loro dicono perché è una serie di requisiti che ci volevano. Uno di questi è fregarsene in realtà del giudizio della gente, perché chiaramente non puoi. Quando io ho detto che avevo incontrato gli extraterrestri, il Tribunale di Verona è saltato in aria, chiaramente, no? Quindi dovevo affrontare anche il giudizio altrui, che è stata la cosa più pesante, a dirti la verità, non è stata l'esperienza, ma il giudizio della gente, perché ovviamente la gente, sai, il lupo con la mala coscienza è quello che opera pensa, per cui pensano sempre che tu abbia un motivo, no? In realtà questa cosa ti danneggia non poco, perché un'esperienza così ti arricchisce da un certo punto di vista, però ti isola da un altro, quindi non è Certo. stato semplice. Stefano Grossi chiede: Red, per favore, chiedili quali sono le intenzioni degli esseri extraterrestri perché visitano la Terra.
Ma guarda, Stefano, cioè gli interessi non ne hanno interessi perché loro sono evoluti. L'interesse è di mantenere questo pianeta, poverino, nelle migliori condizioni possibili, soprattutto di aiutarci quando hanno contatti con molte persone. Io non sono mica l'unica. E quindi trasmettono questi messaggi di consapevolezza che chiaramente loro hanno interesse a trasmettere, perché comunque la Terra loro non vogliono. Non sono d'accordo con l'uso del nucleare, per esempio, no? Quindi cercano di bloccare tutto ciò che fa parte dell'energia atomica, perché dicono che quando la tecnologia supera la spiritualità o comunque l'etica, le civiltà si sono sempre autodistrutte, per cui stanno cercando di evitare questo. Però, sai, come nel mito della caverna di Platone, quando una persona non sa distinguere tra quello che è la verità e quello che invece è la realtà reale, cioè lì nascono i problemi, per cui stanno cercando in tutti i modi di cercare di tenere un po' di equilibrio, ma non è semplice. Poi ci sono gli aspetti negativi, c'è gente che dice che questi vengono per rubarci l'anima, ma io sinceramente in 12 anni di esperienza non ho mai avuto nessuno né che mi ha rubato l'anima né che ha provato a spaventarmi, quindi una volta ho chiesto ai miei amici, a loro, ho chiesto: senti, ma io devo stare attenta, non so, non riesco a distinguere se siete buoni, cattivi, cosa devo pensare? E loro mi hanno detto, facendo una battuta, ognuno ha l'alieno che si merita, no? Quindi, sinceramente, io non ho avuto esperienze negative, però ovviamente se qualcuno dice di averle avute, rispetto al loro punto di vista, non sono nessuno per dire che non è vero, però per me non è stato così. Marina, ok, e continuano gli appuntamenti dell'Home Collettivo? Sì, assolutamente. Adesso abbiamo il 12 di dicembre, il 26 di dicembre, poi strada facendo 2 volte al mese lo porteremo avanti perché insomma, la Terra ha bisogno di frequenze che alzino, no? Cioè, con quello che sta Certo. accadendo bisogna tenere su la frequenza perché sennò ci autodistruggiamo. Adesso inizierà un periodo terrificante per cui bisogna un attimo cercare di fare di tutto per tenere la nostra frequenza più alta possibile, perché quello che viene avanti non è per niente carino. Quindi cerchiamo di tirar fuori la parte migliore di noi stessi, cercando di essere coerenti, di portare avanti il diritto alla vita e soprattutto esercitarlo più che chiederlo. Ci vuole un minimo di Ok, coraggio. grazie Marina. Grazie, Reda, a te, figurati, grazie, Ciao. grazie. Ciao, ciao.